Tante qui, guarda che bella che è la Boschi, no? Grazie a lei questa settimana l'Italia ha vissuto un momento storico, ragazzi, eh? La riforma c'è ed è tutto merito di Santa Boschi. Che fosse santa, comunque si sapeva da anni. Guardala qui, fatemela vedere, scusami. Guarda qua che bella. No, ragazzi, qua è bellissimo, guarda. Qui siamo ad Arezzo nel 1998, 18 anni fa, è il presepe vivente dell'oratorio. Lei è quella al centro, naturalmente, eccola lì. Era già santa da piccola. Era una santa prodigio, diciamo. È strano, eh? La Boschi è passata dal presepe vivente al Senato morente, lì, nel giro di pochissimi anni. Questa foto comunque è interessante per un motivo. Perché quelli che vedete intorno ora sono tutti in Banca Etruria. Ecco, solo questo. In quel presepe i magi portavano oro, incenso e derivati. No, a parte gli scherzi. Chi l'avrebbe mai detto, dai, che questa ragazzina timida e angelica in pochissimi anni sarebbe riuscita a realizzare il suo sogno? Io ce la vedo a scuola con la maestra che chiede a tutte le bambine cosa vogliono fare da grande, no? Giulia, tu cosa vuoi fare da grande? Io voglio fare l'orangialista. Come? L'arancia La giornalista? E tu, Paoletta, cosa vuoi fare? Che cosa, amore? La veterinaria? E tu, Maria Elena? Io voglio distruggere la Costituzione. E ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! È stata straordinaria. Questo è il tweet che ha mandato subito dopo il voto della Camera. Fatemelo vedere. Dopo 2 anni di lavoro, il Parlamento ha dato il via libera alla riforma costituzionale grazie a quelli che ci hanno creduto. Grazie a quelli che ci hanno creduto. Pazzesco, eh? È la stessa cosa che diceva suo papà ai correntisti. Dunque. Deve essere un imprinting, non lo so, che hanno tutti quelli della famiglia Boschi. Per Renzi la riforma della Boschi è il fiore all'occhiello, no? Gigantesco passo avanti, porta l'Italia nel futuro, regole rispettate, nessuna violenza alla Costituzione. A me veramente non sembrava che la Costituzione fosse consenziente. Ma se Renzi dice così, sarà vero. Nessuna violenza, che sembra una di quelle scritte che scorrono nei titoli di coda dei film, sai, nessuna Costituzione è stata maltrattata durante la produzione di questa riforma, ogni riferimento a principi, valori, padri costituenti è puramente casuale. Però ce ne hanno messo di tempo in questo iter, eh. Da quando ha fatto i primi passi sono passati 3 anni, è durato come la prima guerra mondiale, pensate che quando è iniziato l'iter c'era ancora lui, Enrico Letta, il Papa Luciani della politica. È durato 33 giorni, cioè alla carriera di una farfalla è durata, sai? Fai tanti anni da larva, appena ha aperto le ali gli è passato sopra Renzi con l'hammer. Oh. Sul fronte delle riforme lui è stato il primo caduto. Al posto del suo seggio in Parlamento ora c'è una targa in marmo. A sempiterna memoria del suo fulmineo passaggio, questa stele la patria pose. Non c'è la targa, sto scherzando naturalmente. Cioè l'avevano messa, ma poi Renzi con l'hammer è passato sopra anche alla stele. Comunque Letta da Parigi, dove si è ritirato, come Monica Bellucci, ha detto che la riforma gli piace. Ci credo, vivi a Parigi. Che gli frega? È come chiedere a Marchionne se è favorevole alla raccolta differenziata a Chivasso. Ma che cazzo gliene frega, viva Detroit. E comunque magari invece a guardar bene come riforma potrebbe non essere male, questo sì. Cioè in Italia un Senato composto da sindaci e consiglieri regionali può funzionare. C'è a chi piace. Ad esempio, se sei un sindaco coi carabinieri alle calcagna, ti piace un casino. Senato, la riforma regala ai sindaci l'impunità. Eh sì, perché i senatori avranno l'immunità parlamentare. Praticamente il nuovo Senato diventa come tana a nascondino. Cioè, appena si vedono i lampeggianti,
basta urlare Senato e non ti possono più fare niente. Ma perché l'immunità è adesso? Cioè, aveva un senso nel dopoguerra, no? Nel dopoguerra, dopo il fascismo, tutelavi i parlamentari in caso di persecuzioni politiche, ma adesso in questo paese nessuno perseguita nessuno, no? Il problema qui non è che perseguitano, è che prenotano. Cene, vacanze, regali, SUV, Rolex. E sì, perché in Senato ora ci andranno i consiglieri regionali, quelli delle spese pazze, quelli di Rimborsopoli. Ve li ricordate, quelli di Rimborsopoli? Regioni, l'esercito dei consiglieri indagati sono almeno 521. E tu mi dirai, vabbè, ma l'indagine è di 2 anni fa, è roba vecchia. Sto cazzo. L'indagine è di 2 anni fa, ma i processi sono adesso. È ora che serve l'immunità. Il PM chiede 25 condanne per la Rimborsopoli del Consiglio regionale del Piemonte. Rimborsopoli, Basilicata, Corte Conti condanna 22 politici restituiti ai soldi. Spese pazze in Regione Liguria, 23 a giudizio. E poi, guarda, io ragazzi vado avanti, no, ditemi, perché si andrebbe per le lunghe, magari qui qualcuno lunedì poi deve anche lavorare, no? Io mi domando, scusate, ma era veramente necessario abolire il Senato e lasciare l'immunità ai senatori? È come divorziare dalla moglie però tenersi ancora la suocera in casa. Che cazzo ci fai ancora qui? Io ho una proposta. A ottobre ci sarà il referendum per il Senato, no? E domenica prossima quello per le trivelle. Perché non accorpiamo il referendum e ne facciamo uno solo per trivellare il Senato?